Vogliamo parlare un po' del livello tecnico in questo torneo? Il livello tecnico è molto alto per questo torneo, ci sono diverse ragazze giovani, naturalmente questi sono i primi tornei che servono alle giovani e leve di mettersi in luce per poi scalare la classifica a livello mondiale, a livello WTA. Ci sono teste di serie, c'è qualche atleta particolarmente interessante che state seguendo con attenzione? Beh, c'è un gruppo importante della federazione di ragazze giovani nate nel 2000, 2003, 2004, c'è anche una ragazza americana che è a livello delle prime 10 a livello mondiale, a livello della classifica juniores. Si è riuscito a portare all'Aquila un torneo di assoluto prestigio, quindi di un livello tecnico, come diceva, elevato. Cosa pensa di questo circolo tennis? È anche un bel segnale questo di ripartenza, portare eventi di questo genere dopo un anno che è stato complicatissimo per lo sport in generale? Assolutamente sì, questo è importantissimo. Poi il circolo tennis in L'Aquila ha tradizione. Io ricordo 15 anni fa che si organizzavano dei tornei a livello maschile e io venni qui come anche federazione a seguire dei ragazzi naturalmente all'avanguardia per quanto riguarda l'organizzazione, la struttura è molto accogliente e qui naturalmente si sta molto bene. Ecco, a livello nazionale il movimento sta crescendo molto, negli ultimi anni c'è stata una crescita importante. Assolutamente sì, in modo particolare in questo momento col settore soprattutto maschile abbiamo dei giovani molto molto interessanti, Berrettini, Sinner, Musetti, ma ce ne sono anche altri. In questo momento siamo un pochino più in difficoltà col settore femminile, eravamo abituati troppo bene qualche anno fa perché avevamo un gruppo di ragazze eccezionali che hanno vinto un po' tutto a livello mondiale, ma adesso anche piano piano col settore femminile ritorneremo su. È iniziato già da qualche giorno l'ITF Tennis Tour Abruzzo, un torneo molto ma molto importante che porta al circolo tennis dell'Aquila tennisti e tenniste di assoluta qualità. Luca Del Federico è il direttore tecnico, come sta andando? Facciamo un po' un quadro, una panoramica, oltretutto il circolo sta ospitando anche componenti della federazione della nazionale di tennis molto molto importante e blasonati. Sì, siamo partiti domenica col Tennis Tour internazionale a Lava Abruzzo con la prima tappa femminile dell'Aquila, è un $15.000 e devo dire che abbiamo il piacere di avere ospiti qui all'Aquila il capitano della nazionale di Fed Cup femminile Tatiana Garbin e il responsabile del settore femminile per la Federazione Italiana Tennis Vittorio Magnelli, quindi un grande onore avere loro qui ospiti all'Aquila. Il torneo sta andando molto bene, tantissime le ragazze che si sono iscritte, abbiamo avuto veramente tante ragazze sia italiane che un po' da tutto il mondo. Oggi è la seconda giornata delle partite del tabellone principale con sabato pomeriggio alle 18 la finale di doppio e domenica mattina alle 10:30 la finale di singolare. Tatiana Garbin, ci sono assolutamente, c'è un livello tecnico molto importante in questo torneo, giocatrici interessanti, facciamo un po' un quadro e soprattutto parliamo anche di questo circolo, il piacere di ripartire con un evento importante internazionale del genere. Beh, è molto importante proprio la ripartenza, ecco, questo è un evento per noi importantissimo come federazione perché dà l'opportunità alle nostre ragazze italiane di riprendere questo che è un torneo internazionale e un evento internazionale. Le nostre migliori ragazze italiane sono qui, sono presenti e grazie a una wild card data proprio dalla Federazione Italiana Tennis hanno la possibilità di giocare anche le giovanissime nostre italiane che sono qui proprio per iniziare un percorso internazionale e WTA. Possiamo dire le migliori nuove leve sono qui, il livello del tennis femminile sta crescendo molto negli ultimi anni. Ma devo dire di sì, tutti gli aspetti tecnici sono migliorati, i tecnici federali sono migliorati, l'ambiente che si respira è un ambiente molto professionale e quindi è inevitabile che il loro tennis cresca.